molte volte per giornata si dice allerta giallo, ma che significa? Lo sapete che significa allerta giallo? L'avete mai letto? E perché non ve l'andate a leggere prima voi? Allora pensate che lo faccia il cittadino? Se gli organi di comunicazione non la danno queste informazioni, che significa allerta giallo? Non vi scordate quelli là a Genova che sono morti negli scandinati, no? Perché hanno avuto l'allerta e invece di andare su sono andati giù. Che significa? Che l'informazione va data bene, quindi anche gli organi di informazione hanno il loro compito. Noi possiamo darvi una mano sicuramente, come diceva il collega, possiamo essere un tramite per fare informazione corretta sul territorio. Sono tedesca, non è il compito mio. Però so, ma anche i germani hanno problemi di protezione non civile. Così. Fortunatamente per voi. Però uno dei problemi è questo, riuscire a trasferire l'informazione in modo corretto al cittadino. Il cittadino quando arriva la notizia per quei due secondi che voi date di trasmissione, no? È arrivata dalla protezione civile l'allarme giallo per le prossime 24 ore. Che fa il cittadino? Ma il sindaco stesso, gli operatori del settore, che devono fare? Devono andare a prendere il libro della protezione civile. Siamo stati fortunati perché poteva essere una giornata piovosa di quelle intense e noi stavamo in un'area a rischio rosso. Allora io sono andato a TG3 l'altra sera ed ero uscito proprio da TG3 la notizia e allerta già. Gli dice scusate, voi avete dato questa informazione, ma voi come giornalisti mo che fate? Vi siete allertati? Perché pure gli organi di stampa fanno parte della protezione civile. Voi che fate? Boh. Di fatto poi non lo sa nessuno, quindi parte l'allerta dal centro. Sappiamo che sta arrivando un nuvolone che porta pioggia per le prossime 24 ore con intensità variabile. Se ve lo andate a leggere poi nella coda delle informazioni, sono possibili allegamenti ai piani interrati. Il cittadino dovrebbe sapere che tutti i piani interrati che si trovano nelle famose aree rosse, che credo che qualche collega avrebbe detto, dovrebbero essere chiusi. O dovrebbero tutti quelli che sono vicini ai fiumi dovrebbero avere delle paratoie mobili che vanno messe e quindi non dovrebbero essere allagate. Peccato.